Il TAR Abruzzo ha accolto la richiesta cautelare presentata dal WWF Italia contro la Regione Abruzzo, il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, VIA. Il ricorso riguarda i lavori previsti nel terzo lotto delle opere di difesa costiera a nord della foce del torrente Calvano nel comune di Pineto. Il progetto prevede la costruzione di 6 barriere di scogliere emerse, ciascuna lunga 90 metri, che potrebbero infierire con l'area marina protetta Torre del Cerrano, sito di Natura 2000 dell'Unione Europea, oltre che con il litorale di Pineto Centro. Ad oggi il TAR ha accolto la nostra richiesta di sospensiva e sono stati chiesti degli approfondimenti anche per quanto riguarda la relazione che il CTU deve consegnare, ma nella prima relazione che è stata messa a disposizione si conferma quello che noi abbiamo detto da sempre, vale a dire che l'opera comunque incide sull'area marina protetta Torre del Cerrano, che peraltro è anche un sito di interesse comunitario. Quindi l'esclusione della valutazione di incidenza ambientale, della valutazione di impatto ambientale non erano assolutamente giustificati, come peraltro avevamo fatto notare noi e aveva fatto notare la stessa area marina protetta nel corso dell'istruttoria. Purtroppo la Regione ha inteso andare avanti, questo nella evidente volontà di accelerare i tempi, ma come spesso accade invece si sta tramutando in un rallentamento dell'avvio dei lavori. Il WWF aveva già espresso perplessità sulle modalità di realizzazione dell'intervento, criticando sia la procedura seguita sia gli impatti erosivi che queste opere potrebbero provocare sulla costa e sull'area protetta. C'è un problema di erosione costiera che continuiamo però ad affrontare soltanto intervenendo sugli effetti e mai sulle cause, quindi c'è un discorso a monte che andrebbe fatto. Nell'immediato è chiaro che si devono trovare anche delle soluzioni, ma quello che abbiamo sempre detto è che proprio l'aver escluso gli approfondimenti e le istanze della stessa area marina protetta e delle associazioni ambientaliste avrebbe portato a non considerare quelli che sono effettivamente i danni che la stessa Regione peraltro riconosce nello studio che hanno prodotto, perché si parla di un arretramento della linea di costa di 18 metri della zona a nord dell'area marina protetta, quindi si vanno a risolvere dei problemi in una parte ma se ne creano dall'altra.